Le elezioni amministrative per i tre comuni della provincia di Pesaro Urbino si sono tutte concluse con lo stesso esito. Tutti e tre i sindaci sono stati riconfermati. Nella giornata di domenica si è votato a Frontino, dove il già primo cittadino Andrea Spagna è stato eletto prima dello spoglio, pronto dunque ad iniziare il suo terzo mandato. Spagna non aveva sfidanti, ma ha raggiunto il necessario quorum già domenica col 72% di affluenza. Affluenza al 64% a Terre Roveresche, che ha portato al secondo mandato di Antonio Sebastianelli, che ha raggiunto il 67,7%, a discapito dello sfidante Sauro Marcucci con il 32,3%. A Tavoleto, con un'affluenza alle urne del 54%, c'era tanta curiosità per il partito gay LGBT rappresentato da Paolo Marozzi, che ha però ottenuto solamente il 19,4%, venendo schiacciato dall'80,8% di preferenze per la rielezione di Stefano Pompei. Logicamente siamo contenti del risultato, in quanto la popolazione che è andata a votare e quindi che ha espresso la preferenza per la nostra lista ci dà felicità, ma soprattutto ci dà un sprone a lavorare meglio nei prossimi 5 anni per avere un paese come Tavoleto sempre più inclusivo, sempre più vicino alla gente, dando maggiori servizi. Sinceramente ero molto fiducioso, anche perché la lista avversaria è una lista che non era conosciuta sul territorio, quindi sicuramente ha avuto più difficoltà nell'approccio con la popolazione. Noi eravamo abbastanza fiduciosi proprio perché i nostri 5 anni precedenti, secondo me, ha portato una luce nuova a Tavoleto, anche proprio fisicamente, perché da quando siamo entrati noi dopo il commissariamento abbiamo sicuramente dato una festa al nostro comune, una festa in bene con lavori, con illuminazioni, con la nostra presenza, con tutto quello che potevamo fare, anche se la pandemia purtroppo ci ha toccato anche a noi, ma siamo riusciti a venirne fuori, secondo me, egregiamente.